51. Oltre l'uomo. Entità A attraverso Corrado Piancastelli. Domanda. Non abbiamo alternative, o ce le facciamo così o non le possiamo proprio immaginare. Entità A. Dunque vi trovate di fronte alla difficoltà mentale di capire il mondo dello spirito, che è proprio un'altra cosa rispetto al vostro mondo, fascinoso dal punto di vista umano, tanto più fascinoso perché vi aiuta a conservare l'immagine dei morti che continuano a somigliare a quella dei vivi. Domanda: questa benedetta materia, tanto inutile, tanto offesa, a qualche cosa pure serve? Entità A. Certo. Domanda. È un rompicapo tremendo. Entità A. Fino ad un certo punto. La possibilità umana è quella che è, e dallo spirito va bene. La possibilità del corpo è stata quella di organizzarsi, di arrivare al massimo della propria organizzazione con un cervello superiore, quale appunto quello dell'uomo, un cervello che ha reso possibile la venuta, la presenza dello spirito. Ma questo cervello, rispetto a tutte le altre forme di organizzazione della natura, non era abbastanza grande da poter capire al di là di se stesso. E non era neppure logico che potesse farlo perché, come dicevo all'inizio, il cervello ha organizzato la propria esistenza con una serie di comportamenti e linguaggi mentali necessariamente imitativi della natura, perché quella era l'origine e non poteva fare di più. Diciamo che anzi, l'essersi avvantaggiato di una capacità critica chiamata intelligenza, che ha potuto operare separazioni tra l'utile e il disutile, ha creato praticamente l'evoluzione cerebrale, perché l'uomo ha organizzato funzionalmente la propria esistenza animale in funzione delle proprie scelte critiche, le quali gli davano dei vantaggi, come il coprirsi con le pelli o il costruire la propria casa più in alto per non essere sbranati dagli animali. Questa capacità gli è venuta da scelte, ma di più non poteva fare questo cervello. Questa capacità di scelta, sempre nello stesso modo, è poi diventato calcolo matematico, intendiamoci, perché si sono amplificate le possibilità fino al pensiero vero e proprio, cosciente, elaborato, cioè con la nascita della conoscenza di se stesso. Continua.